Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Allora, oggi facciamo una bellissima attività, Montessori tra l'altro, che è la fascia temporale. A noi a scuola ci hanno imparato a studiare la fascia temporale, quindi quello che è avvenuto durante l'arco di tutti questi tanti anni che esistiamo. E noi la facciamo invece sulla nostra famiglia. Quindi da qui noi riusciremo a scoprire chi è più vecchio e chi è più giovane. Quindi partiremo da Dominic, giusto? Sì. E faremo una fascia temporale di Dominic. Ok? Poi c'è la B. Facciamo una riga. Arriviamo a noi sei persone, eh? Ok, dopo Dominic chi c'è? Giosuè. Giosuè. No. È uguale. Vabbè. Giosuè. Dopo Giosuè arriva Matthew. Dopo Giosuè arriva Matthew. E dopo Matthew arriva Eric. Dopo Eric arriva la mamma. Dopo la mamma. Oh, piano, io ho due mani. Matthew, stai riprendendo tu? Certo. Matthew, ok, Eric, adesso sì, la mamma, adesso, e papà. Siamo arrivati a Matthew, Eric, è uguale al mio nome, hai visto, è quasi uguale al tuo nome, ti sei accorto? Di chi è mio? Rick. Poi abbiamo la mamma, che è giovane di più del papà, quindi Rosa, come si chiama la mamma? Rosa Florisa Morale di Vito Gico. Ok, io ho tanti cognomi, hai visto? Rosa Luisa, e io porto il cognome sia del papà che della mamma, quindi ha ragione, io sono okay. Rosa Luisa De Vito Smolari, sono tutti i cognomi messi insieme, sono famosi. Morale direi di no. Allora, e poi c'è il papà. Con Fabrizio. Adesso Erico. L'abbiamo già messo. No. Allora. Qual è il suo nome? Abbiamo fatto tutti i membri della casa. 3, 6, ok. Tagliamolo un po' più piccino qua. Adesso vediamo chi ha la striscia più lunga. Va bene, io. Quindi chi ha la striscia più lunga è il più vecchio. Allora, mettiamolo qua. Contiamo i quadretti. No, no, lascialo qui che adesso dobbiamo toccare. Allora, Dominic, vieni qua, contiamo questi quadretti. Vediamo un po'. Dobbiamo arrivare a 6 quadretti. 5, 4. Quanti anni hai tu? 4. Ma adesso a maggio non ne fai mica 5? Sì. Lo mettiamo già? No. Lo mettiamo già il 5? No. No, dopo. Non lo vuoi mettere in questo? No. Il 5? Dopo. Lo aggiungiamo dopo? Sì, perché quando arriva giugno l'avevo già messo. E diventerà più vecchiore. Conta i quadretti. Aspetta che tolgo questo foglietto. Quanti quadretti ci sono qui? 1, 2, 3 e 4. 4, quindi dobbiamo tagliarlo solo fino qua, eh? Facciamo un ritaglietto e lo incolliamo da Dominic. Di 4 anni, buonanotte. 4 anni. Perché no? Perché si cancella? 4 quadretti uguale 4 anni. Vediamo chi arriverà ad avere la striscia più lunga. Più lunga. Quello di più giovane. Sì, eh. No, anche più vecchio. E chi sarà più lunga? Vediamo. Allora, mettiamo attaccato questo sotto Dominic qua. No, ma ci devo essere qua io. Oh, oh. Ma lì c'è il papà. Allora, Dominic, 4 quadratini. Vediamo chi è la striscia più lunga. Io sono andiamo su. Giosuè. Adesso ne ha 13. 13. Quindi conteremo 13 sono quadretti, io. Eh? Mm. Mm. No, no,
Non ci sta. No, perché l'ho presa per... Oh no! C'è... 13 quadretti, eh? C'è la più treccia più grande lui! I 13 quadretti. Siccome noi abbiamo due fratelli tuoi che sono... maggiori. Gemelli. Più maggiori. Gemelli, giusto? E più maggiori. Certo. Quindi loro, i gemelli, hanno la stessa età, giusto? Che è la mia. Ehi! Quindi noi qui faremo due ma linee. Ma 4 anni a lui, perché è un bambino anche. Da 13. Adesso me le devi contare perché devi vedere se ho fatto giusto. Aia. Con la matita. Con la matita. Ti faccio. Poi questo giochino si può fare anche con i nonni, con gli zii, con i cugini. Con tutti. È vero. Contami la striscia, quanti quadretti ha, Dani. Uno. Due, di qua, qua. Uno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Nove. Dieci. Dieci. Undici. Quattordici. Dodici. Undici. Tredici. Sono giusti allora, tredici. Ciao. Sì, fa niente se ci hai fatto i puntini. I puntini va bene però. Così per contare va bene. E andiamo avanti per tutti così, vero? Sì, eh? Per vecchio. Quindi adesso interrompiamo un attimo il video. Vi lasciamo fare i quadrettini per tutti i vostri familiari. Li attaccate come avete visto, così per la lunghezza. E alla fine andremo tutti a vedere il risultato finale di quanto diventerà lunghissima la striscia. Questa fila. Vero, e più sarà lunga la fila, perché più potevo fare sarà vecchiotto uno. E tante file arriveranno a toccare anche per terra. Dai, ci vediamo tra poco. Ti col video, grazie. Vai. Allora, finito, lo attacchiamo qua. Lo mettiamo qua, Dominic, sulla tua porta. Decidi dove lo vuoi mettere, forza. Perché quello diventerà lunghissimo, mica solo così, allora metti una manina. No, così deve stare, tieni la manina. Dobbiamo già arrivare quando arriva sino a terra. Già immagino chi sia il più tieni, grande. Qui in alto, qua. Così alto, ma poi dopo riesci a contarmi. Ecco qua. Adesso, guarda come sono diventate lunghe. Allora, questo è Dominic. Questo è Josué. Matthew, Eric. Mamma e papà. Chi è che è il più vecchierello? Chi è più vecchierello? Allora, secondo te chi è il più vecchio? Lui. Io ho 13 anni. comunque i tempi. Guarda, fai così, appiattiamoli. Così si vede bene dove arriva la riga. Ok? Appiattiamo bene questa riga, così vedi bene dove è uno più vecchiotto, che vedo che fai fatica. Abbassiamo anche questa. Bravissimo, hai messo un po' di luce. Così abbassiamo anche le altre. Vedi che Josué e Matthew sono uguali? Ah, io te la tengo. Aspetta, giù dritta però. Ok, via, leva la mano, leva. No, è dolce! Io c'ho il coso automatico, non serve che lo fai tu. Ok. Guarda, questo è Eric, Questa è la mamma adesso, andiamo a vedere la mamma invece. Quanto è lunga! Quanto sono vecchiotta, aiuto, si sta attaccando, capito? Vai Mola, via di fila. Mamma mia, se sono lunga io! Vai giù con quello del papà. È più vecchierello. No, è più grande quello del papà. Aspetta, giù. È più grande il papà. Più grande, ti giuro il papà.
È più grande. Aspetta, che qua ho fatto un grasso. È più grande il papà. Ecco qua, abbiamo fatto la nostra linea temporale. Tutti i compleanni di questa casa, visto? E chi è il più vecchio, se questo è il papà? E questa è la mamma? Guarda le righe, guarda le righe. Qual è la più lunga? Questa. Guarda anche le altre. Ce n'è una più lunga delle altre. Questa. Questa di papà. E il papà è il più vecchietto. Anche questo. Anche questo è più vecchietto. Un po'. Sì, guarda, sono quasi arrivata anche al papà. Anche io, aspetta un attimo. Da lontano sai cosa somiglia? Una medusa. Una medusa? Su Minecraft. Hai visto che bel giochino? Cambiamo dalla medusa! Ecco qui, abbiamo fatto la linea temporale dei Montessori. Poi i Montessori penso avranno dei quadrettini che vanno ad aggiungere di volta in volta. Noi li abbiamo fatti con la carta. Visto che belli? Ciao! Ciao, devi chiudere il video! Ciao a tutti i bimbi, fatelo anche voi! Iscrivetevi al canale. Thank you.